La Moto3 riparte esattamente con lo stesso canovaccio che aveva mantenuto negli appuntamenti di Misano e Vallelunga, anche al Mugello Circuit, con il Dunlop Cibe Round Pata, terzo appuntamento della stagione, ovvero la sfida tra lo spagnolo Marcos Ruda, GGP Project, Two Wheels Polito e Elia Bartolini, Lucky Racing Team. In classifica hanno rifilato un distacco abissale a tutti gli inseguitori. Intanto purtroppo subito out Pier Francesco Venturini, che scattava terzo dalla prima fila. Distacco abissale, 2 secondi, e anche la gara conferma quanto visto nelle qualifiche, con i primi due che vanno veramente, veramente alla grandissima. Intanto Jacopo Villani out, proprio una gara che vede spettacolo comunque anche nel gruppetto degli inseguitori, ma ci sono anche ovviamente delle cadute. Ci sono però ottimi protagonisti come Christian Lolli, come Eric Michilon, come Vittorio Volpato, e purtroppo un problema ancora, un'uscita alla Bucine. Si va poi al finale di gara con Elia Bartolini, che dopo 10 giri di inseguimento non riesce a trovare il varco per scavalcare Marcos Ruda. Quinta vittoria consecutiva per il pilota spagnolo, sempre più dominatore di questa Moto3 del Dunlop Cib. Elia Bartolini chiude secondo, pochi millesimi di distacco, e poi nella volata finale sembra avere la meglio Christian Lolli. Invece guardate Eric Michilon, We Race, Sam Poscorze, che lo sorprende con uno spunto velocistico davvero pazzesco, stupendo, nel finale va a conquistare la terza posizione. Ma il campionato ha ancora un solo nome, ovvero quello di Marcos Ruda. Premoto 3, che arriva alla prima gara del sabato, questo round pata, terzo appuntamento del Dunlop Cib all'autodromo del Mugello, con la super pole position del pilota del Bucci Moto Factory Christian Borrelli davanti a Lorenzo Pritelli ed Edoardo Savino. E cerca subito di fare la differenza Borrelli, ma è bravissimo la partenza Jonathan Barbagallo, il pilota del team Ecovit Pasini Racing, che lo sorprende. Grande percorrenza della San Donato e va a prendersi la prima posizione. Inizia quello che sarà un duello che andrà fino in fondo alla gara, con un gruppo di piloti davvero consistente nelle prime posizioni, con appunto Savino, Borrelli, Pritelli, Barbagallo, Dal Bosco, Elisabetta Monti, bravissima anche lei, team AC Racing. È della partita nei primi giri anche Luana Giuliani, ma poi forse un problema tecnico la costringerà purtroppo a perdere alcune posizioni. Ma è una Premoto 3 spettacolare, ritmo di gara leggermente alto nella prima parte, ma del resto i sorpassi non si contano, non trova un padrone questa gara. Ci prova ancora una volta nell'allungo Christian Borrelli con Savino, con Barbagallo, Pritelli, poi Lamonti, poi Martin Alberto Gagliuto, che è riuscito a rimontare molto molto bene, a riportarsi sul gruppo dei primi. Poi nel finale di gara sono i piloti Bucci Moto Factory, Borrelli e Pritelli, che provano a fare la differenza, ma Savino e Barbagallo non mollano. È volata finale e pazzesco, vince Christian Borrelli con 9 millesimi su Pritelli, doppietta Bucci Moto Factory, terzo Savino 57 millesimi, quarto Barbagallo 81 millesimi. Round Pata Super Sport 300 gara 1 del sabato, nel terzo appuntamento del Dunlop Cib 2024 Mugello Circuit. Si parte con la pole position di Nicola Plazzi, che cerca subito di far valere appunto questo suo vantaggio, ma vanno subito l'attacco i due grandi protagonisti del campionato, ovvero il leader della classifica Alfonso Coppola box Pedercini Corse ed Emanuele Cazzariga con la Yamaha Race Star. Si forma un gruppo di 6 piloti, anche se c'è qualcuno che prova a rientrare nelle prime fasi, e ci riusciranno perché il ritmo effettivamente non è velocissimo, tanti sorpassi, controsorpassi. In questo caso Giacomo Zannoni prende la testa, inseguito da Fina, si fa rivedere ancora una volta Cazzaniga, ma ci sono anche Plazzi, Troiolo. È una gara veramente veramente tirata, emozionante, anche Davide Bollani in coda al gruppo. Ci prova in alcune occasioni Cazzaniga a prendere un po' di margine, ma niente da fare. Il gioco delle scie sul rettilineo è una legge implacabile al Mugello. Eccolo qui, Cazzaniga, che prova quindi a inventarsi qualche cosa nel corso della gara. Probabilmente potrebbe avere un piccolo margine in più rispetto agli avversari, ma niente da fare, il contatto. E purtroppo Guido Fina
contatto con Troiolo proprio alla fine, finisce fuori. Beh, non ci sono conseguenze per lui. Si va quindi alla volata finale. È davanti Cazzaniga, ma lo sorprende per appena 20 millesimi Giacomo Zannoni, che regala una grandissima vittoria all'Ende. Squadra corse secondo Cazzaniga, appunto, e terzo il leader Coppola, 24 Giacomo millesimi. Zannoni. Round 3, round Pata, l'autodromo del Mugello. Gara del sabato, gara 1 per la 600 Next Generation, con la pole position del leader del campionato, con la Ducati Garage 51 by Barney. Davide Stirpe, che parte fortissimo, parte con grandissima decisione, bene alle sue spalle anche Marco Bussolotti, che recupera un po' di posizioni, molto bene, bene anche Andrea Mantovani, poi più o meno il gruppo che riesce a scorrere fluido, non è poco per il gruppo così combattivo e folto di questa categoria del campionato tricolore. Si prova un allungo nella prima parte per i tre piloti di testa, qui Giombini finisce fuori, poi attenzione perché ci sarà una sorta di carambola alle sue spalle, per fortuna senza gravi conseguenze. Poi ci sarà anche più avanti un'altra caduta, una perdita, eccola qui, il liquido per una moto Fusco, che finisce anche a terra nella via di fuga. Situazione complicata. In sostanza la direzione gara è obbligata a esporre la bandiera rossa, così come era capitato nella precedente gara della Superbike. Si riparte ancora Davide Stirpe, efficacissimo al via, davanti a tutti, mantiene la prima posizione, davvero bravissimo Davide Stirpe, in questo caso davanti a Leonardo Taccini, che è partito veramente molto forte. Ci sono tanti piloti che hanno rimontato dalle retrovie nella prima parte di gara, questo fa sì che il gruppo adesso si avvalga anche di altri protagonisti nella lotta per i podi e la vittoria. Provano a lungo Stirpe e Mantovani. Mantovani al limite alla San Donato, riesce a guadagnare comunque la prima posizione sul pilota romano e a portare al comando la Ducati nel Mesaroli Racing. E poi arriva Supersonico con la Ducati Cuja Racing. Emanuele Pusceddu, grande protagonista della scorsa stagione nel duello con quello che poi è diventato il campione italiano Simone Corsi, qui arriva leggermente lungo, tutto di traverso, spettacolare, ma guadagna, cosa fa? Prima variante, riguadagna spazio all'interno su Mantovani, si porta al comando davanti a Mantovani e davanti a Stirpe. Prova a rimontare intanto le loro spalle anche Lorenzo Dalla Porta, con Valtulini, con Taccini, c'è anche Marco Bussolotti, che invece non è riuscito a replicare l'ottima prima parte di gara, quella interrotta poi dalla bandiera rossa. Nel gioco delle scie ancora Stirpe che prova a prendere il comando, ma è Pusceddu, è sempre implacabile all'interno. Attenzione perché arriva un po' lungo Valtulini, guardate cosa succede, va all'interno, taglia praticamente quasi tutto il gruppo fino Dalla Porta. Per fortuna tutti molto concentrati, molto attenti, anche un po' di fortuna e non succede niente di che, ma una situazione veramente pericolosa. Pusceddu di nuovo al comando, scatenato, non vuole cedere un metro rispetto agli avversari e non lo fa fino alla fine. Strepitosa vittoria di Emanuele Pusceddu. Cuja Racing davanti ad Andrea Mantovani, Mesaroli Racing e poi Davide Stirpe con la Ducati del Garage 51 Barni. Ma i festeggiamenti, gli applausi, standing ovation sono tutti per Emanuele Pusceddu. Il Dunlop CIV, campionato italiano velocità pro dal terzo appuntamento della stagione, autodromo del Mugello, con la pole position di Michele Pirro. E subito però l'attacco di Del Bianco, che va a cercare di prendere la prima posizione, in pilota Yamaha DMR Racing. All'attacco anche Russo, il suo compagno di squadra Simone Saltarelli, che sbaglia e finisce nella via di fuga, la prima staccata della San Donato. Si va così con un gruppo di testa veramente importante, c'è anche Roberto Mercandelli Ducati Broncos Racing. L'attacco di Russo, Michele Pirro che prova a mantenere la prima posizione, ma gli avversari sono veramente veramente scatenati. Bene anche Samuele Cavalieri con la Aprilia del Nuova M2 Racing, un pochino più attardato invece il suo compagno di squadra Luca Bernardi. Ci prova ancora Del Bianco, che va lungo. La risposta di Michele Pirro, un primo giro, primi due giri bellissimi, poi attenzione ai side, finisce giù Roberto Mercandelli e purtroppo la sua gamba rimane incastrata nella moto. Non sarà un problema gravissimo, però porta la bandiera rossa, i Marshall devono intervenire per liberarlo appunto dalla sua Ducati, e quindi si riparte. E Roberto Mercandelli, che ha subito anche un colpo importante
importante alla spalla purtroppo non è della partita. Questa volta Michele Pirro non si fa sorprendere allo start, mantiene quindi bene la prima posizione. Del Bianco però è sempre molto deciso, molto aggressivo. Fa un po' più fatica questa volta con l'altra Yamaha DMR Racing Riccardo Russo, meglio Samuele Cavalieri con la priglia nuova M2 Racing. Del Bianco non ci sta, va all'attacco di nuovo alla San Donato, all'interno sorprende Michele Pirro, è veramente in palla di brutto Alessandro Del Bianco, bene però anche Cavalieri, non ci sta Pirro che però vorrebbe ritornare davanti per fare il suo ritmo gara, impostare il suo passo e cercare di demolire come tante volte è accaduto la resistenza dei suoi avversari. Terzetto veramente molto molto interessante, sono più staccati invece Vitali e Russo, battaglia con Cavalieri che addirittura va a superare Del Bianco che prova una risposta all'interno che però non ci può essere, prova ad approfittare di questa situazione Michele Pirro per allungare, e Del Bianco lo sa e quindi non aspetta e risponde subito a Samuele Cavalieri. Poi nel finale è velocissimo Del Bianco, riavvicina a tre decimi Pirro giù alla Casanova Savelli. Chissà, un problema? Forse la pressione dell'avversario. Fatto sta che Michele Pirro, colpo di scena, cade alla Casanova Savelli e la vittoria va ad Alessandro Del Bianco con la Yamaha DMR Racing. Doppietta poi Aprilia sul podio con l'Aprilia ovviamente nuova M2 Racing con Samuele Cavalieri in seconda posizione e Luca Bernardi in terza. Grande vittoria comunque per Alessandro Del Bianco. E domenica sarà una super sfida di nuovo per la Superbike del Dunlop Team qui al Mugello. Round 3, round Pata all'autodromo del Mugello, gara del sabato, gara 1 per la 600 Next Generation con la pole position del leader del campionato con la Ducati Garage 51 by Barney, Davide Stirpe che parte fortissimo. Parte con grandissima decisione, bene alle sue spalle anche Marco Bussolotti che recupera un po' di posizioni, molto bene, bene anche Andrea Mantovani, poi più o meno il gruppo che riesce a scorrere fluido, non è poco per il gruppo così combattivo e folto di questa categoria del campionato tricolore. Si prova un allungo nella prima parte per i tre piloti di testa, qui Giombini finisce fuori, poi attenzione perché ci sarà una sorta di carambola alle sue spalle, per fortuna senza gravi conseguenze. Poi ci sarà anche più avanti un'altra caduta, una perdita, eccola qui, il liquido per una moto Fusco che finisce anche a terra nella via di fuga. Situazione complicata in sostanza. La direzione gara è obbligata a esporre la bandiera rossa, così come era capitato nella precedente gara della Superbike. Si riparte ancora Davide Stirpe, efficacissimo al via, davanti a tutti. Mantiene la prima posizione, davvero bravissimo Davide Stirpe. In questo caso davanti a Leonardo Taccini che è partito veramente molto forte. Ci sono tanti piloti che hanno rimontato dalle retrovie nella prima parte di gara. Questo fa sì che il gruppo adesso si avvalga anche di altri protagonisti nella lotta per il podio e la vittoria. Provano a lungo Stirpe e Mantovani al limite alla San Donato. Riesce a guadagnare comunque la prima posizione sul pilota romano e a portare al comando la Ducati del Mesaroli Racing. E poi arriva Supersonico con la Ducati Cuja Racing. Emanuele Pusceddu, grande protagonista della scorsa stagione nel duello con quello che poi è diventato il campione italiano Simone Corsi. Qui arriva leggermente lungo, tutto di traverso. Spettacolare, ma guardate cosa fa. Prima variante, riguadagna spazio all'interno su Mantovani. Si porta al comando davanti a Mantovani e davanti a Stirpe, prova a rimontare intanto nelle loro spalle anche Lorenzo Dalla Porta con Valtulini, con Taccini, c'è anche Marco Bussolotti che invece non è riuscito a replicare l'ottima prima parte di gara, quella interrotta poi dalla bandiera rossa. Nel gioco delle sci ancora Stirpe,
Stirpe che prova a prendere il comando, ma è Puscetto, è sempre implacabile all'interno. Attenzione perché arriva un po' lungo Valtulini, guardate cosa succede, va all'interno, taglia praticamente quasi tutto il gruppo fino dalla porta. Per fortuna tutti molto concentrati, molto attenti, anche un po' di fortuna e non succede niente di che, ma una situazione veramente pericolosa. Puscetto di nuovo al comando, scatenato, non vuole cedere un metro rispetto agli avversari e non lo fa fino alla fine. Strepitosa vittoria di Emanuele Puscetto. Cugia Racing davanti ad Andrea Mantovani, Mesaroli Racing e poi Davide Stirpe con la Ducati del Garage 51 Barni. Ma i festeggiamenti, gli applausi, standing ovation sono tutti per Emanuele.